recuperare il break di svantaggio. Superficie verde. Perfetta, ancora una volta la Sibulkova nel trovare profondità. Fantastica volley in allungo giocata dalla slovacca con la Radwanska, che è riuscita ad angolare molto bene il passante. 15 pare. Fantastico questo dritto a sventaglio giocato dalla Sibulkova. 40-15, due chance per il sorpasso. Brutta palla corta tentata dalla Sibulkova, ne approfitta Radwanska, può chiudere. 40-30, assist sostanzialmente della... Meraviglioso, cambio in lungolinea, lo si è ammirato perfettamente da dietro con questa camera bassa. Allora, due game su due in questa prosecuzione del match di quarti di finale qui a Eastbourne. 4-3 Sibulkova. Molto vicine Radwanska e Sibulkova, sono nello stesso tavolo di tabellone, dunque potrebbero affrontarsi molto presto. Sibulkova che affronterà Mirjana Lucic. 50 love. Ottima, prima al centro e allora 15 tiene il servizio, 4 pari. Fuori giri con il dritto lungolinea. Sibulkova che è stata un po' pigra nella ricerca di palla su quest'ultimo colpo. Gran contropiede giocato dalla Sibulkova, sempre in totale controllo dello scambio, si sposta leggermente verso sinistra. Perfetta la Sibulkova, si prende tutti i rischi del caso, si apre il campo con il dritto in cross e poi chiude l'altra parte. Parità. Sibulkova che tornerà tra le prime 20 al mondo grazie a questo risultato. Ricordiamo che brava a riguadagnare campo la Radwanska, brava soprattutto a resistere alle iniziali sollecitazioni della sua avversaria. Ancora parità. Intuisce la scelta della Sibulkova alla Radwanska, ma che volée profonda, perfetta da parte della slovacca. Che scambio vinto dalla tennista di Bratislava. Ancora avanti, ancora una chance per il 5-4 in suo favore.
condizioni molto variabili qui a Eastbourne. Sempre il dritto in uscita dal servizio che fa la differenza, annulla una palla break, tiene la testa di questo secondo set. Dominika Sibulkova affronterà una specialista dei campi in erba come Svetlana Pironkova, insomma tanti primi turni interessanti. Fa buona guardia a rete, gioca una splendida stop volley, Aga la maga, 15-0. 15 love. Lontanissima la Vasca, può venire avanti la Sibulkova, chiude in avanzamento, 30-15. Deve fare molta attenzione a non perdere campo la tennista di Cracovia. Anche perché così facendo ha più tempo la Sibulkova per preparare i suoi colpi, soprattutto ha il tempo per spostarsi anche dalla parte del rovescio per incidere di dritto. Cosa aveva preso la Radvanska? In controbalzo su un missile terrificante della Sibulkova che porta comunque a casa il punto. Gran prima a uscire, chiude questo game che poteva complicarsi sotto nel punteggio, 5 pari. Non riesce a trovare profondità né angolo la Radvanska, può chiudere Sibulkova, 15 pari. Chiude con il dritto, ha servito alla grande dopo il doppio fallo iniziale e allora 15 nel servizio senza le difficoltà del game di battuta precedente, 6-5 Sibulkova. Attacco in controtempo, può chiudere molto facilmente con la volée di dritto, questo schiaffo al volo più che una volée, 15-0. È passata, bravissima perché rischiava di commettere invasione la Sibulkova, 15 pari, due cannonate autentiche in risposta da parte della Slovacca. Questa volta ha fatto il possibile la Radvanska in allungo, in controbalzo. Qui è partita per colpire di dritto, poi si è resa conto che non aveva il tempo a disposizione per colpire di dritto e allora ha optato per la sosta. Altra risposta fantastica. Il recupero e lob giocato dalla maga, 30-15, gran punto. Appena 4 punti su 13 con la seconda in questo set. Ma arriva il quinto punto su questo errore della Sibulkova che in qualche modo agevola il compito di Agnieszka Radwańska. A 30 tiene il servizio, sarà il tie break a decidere il secondo set. Una 0 per la Sibulkova. Fantastico questo attacco con il peso del corpo in avanti, subito proiettata. 3-1. Perfetto, ancora una volta il dritto in uscita dal servizio, tutt'altro che semplice trovare quell'angolo. 4-1 Sibulkova. Sibulkova che proverà a spingere a tutta. Imprecisa su questo cambio in lungolinea, vuole togliersi da quella diagonale ma sbaglia Agnieszka Radwańska, 5-2 Sibulkova, adesso può davvero veleggiare verso il terzo set.
bravissima, chiama avanti la sua avversaria con la palla corta e la punisce con la volena a lungo di rovescio. 6-2, 4 set points di Volkova. Tie break davvero perfetto da parte della Slovacca, senza alcuna sbavatura. Chiude al primo set point con questa ottima prima uscita. Allora, per la sesta volta in 14 confronti diretti, sarà il terzo set a decidere una sfida tra Agnieszka Advanska e Dominika Cybulková, che vince per 7-2 il tie break del secondo set. Che sono decisi al terzo set, per ben tre volte si è imposta la Cybulková. Gran risposta. E gran difesa della Advanska. Ci riprova Dominika, finita lontanissima la Advanska, altro recupero. E stavolta non può nulla, però ha colpito la riga. Che fatica per portare a casa questo punto per la Cybulková, che rimane poi un attimo. Non passa il tentativo di smorzata e allora... Se va bene dal 15-30 in avanti Agnieszka Advanska.